gli uomini devono fare un mea culpa, anche chi non ha mai fatto niente, anche chi non ha mai torto un capello. Io sono sicura che nella vostra vita c'è stato almeno un episodio in cui avete mancato di rispetto a una donna in quanto donna, in cui avete mancato di rispetto a qualcuno solo perché donna, avete magari fatto del catcalling, dei commenti sessisti con i vostri amici, l'ironia da spogliatoio, come la chiamano, non va bene. Fatevi un esame di coscienza e realizzate questa cosa e poi imparate da questo episodio e iniziate a controllare, a richiamare anche gli altri vostri amici, perché da voi deve partire questo, perché noi donne possiamo imparare a difenderci, ma finché gli uomini non fanno un esame di coscienza e non si rendono conto del privilegio che hanno in questa società, non andremo da nessuna parte. E veramente fatelo per mia sorella. Buona domenica e ben ritrovati. Abbiamo deciso di aprire questo diario della domenica dell'aria che tira con le parole di Elena, la sorella di Giulia Cecchettin, perché le consideriamo un concentrato di dignità nel dolore, oltre che un luminoso esempio di grande coraggio. Parole che pesano come pietre nel odioso chiacchiericcio che in questi giorni ha accompagnato lo sconcerto di un intero paese per la morte di Giulia, uccisa per mano di un ex fidanzato geloso e depresso. Le accuse di Elena, sua sorella, contro quello che lei chiama il patriarcato, la cultura dello stupro, sono un graffio che costringono ciascuno di noi, e parlo soprattutto di noi uomini, a interrogarci nel profondo sul perché un maschio decida di alzare le mani contro la sua donna. Da qui ripartiamo. Come mai, secondo lei, queste parole Merlo sono diventate oggetto di una, anche di una, come dire, di una campagna di stampa di alcuni giornali che l'hanno messa nel centro del dibattito? Perché evidentemente servivano. Cioè c'è una caccia all'uomo, secondo lei? No, al maschio? In realtà io credo che, ecco, questi titoli abbiano mal interpretato le parole della sorella. Noi le abbiamo appena riascoltate e a me sembra abbastanza evidente, ascoltando l'intero discorso, quale sia il punto. Cioè la sorella di Giulia dice che le donne possono imparare a difendersi, ma un cambiamento culturale deve necessariamente partire dagli uomini. Anche quelli che credono di non aver fatto nulla devono rendersi conto che vivono in una situazione per cui un certo livello di privilegio c'è, e solo andando a modificare le condotte collettive, lei dice giustamente, anche se voi non avete fatto niente, dovete riconoscere se un vostro amico lo fa, dovete correggerlo. Questa è la richiesta di mea culpa, cioè il fatto di riconoscere che c'è un humus culturale in cui questi fenomeni germinano e poi arrivano alle conseguenze più estreme, che sono quelle che lei ha dovuto subire in prima persona. Io trovo che attaccare la sorella di una vittima in questo momento sia, come dire, sbagliato in ogni caso, perché queste famiglie, tutte le famiglie che subiscono lutti di questo tipo, anche la famiglia del ragazzo, dell'assassino, del presunto assassino, hanno diritto al loro dolore in questo momento. E le parole che la sorella di Giulia ha, diciamo, pronunciato in questo caso, mi sembra che siano parole che debbano colpire tutti noi e debbano portare tutti a una riflessione più compiuta, ecco, senza prendere le parti di uno o dell'altro. Vedo anche, peraltro, tra poco ci andremo subito, il consigliere Stefano Valdegamberi, consigliere regionale eletto con la lista Zaia, buongiorno, che è al centro, adesso arriviamo da lei, al centro di una polemica durissima. Lei ha accusato Elena di essere ideologica, addirittura satanista. No, qui non ho detto satanista. Ha criticato, no, ho detto satanista. La maglietta, la maglietta che, no, abbiamo il suo post, adesso tra poco lo vediamo. Sì, ma la maglietta era, e il satanismo era la vicinanza ai post che pubblicava, che pubblica sui suoi social network. Aspetti, dove ci sono dei post, uno dei quali, aspetti, che dice anche, non aggraviamo la sua situazione. Aspetti, la sto mettendo nella condizione di poter spiegare che cosa ha detto, ma mi non aggravi la sua situazione, questo solo voglio dire, perché non c'è niente da aggravare, devo dire le lo cose so, come perché, però non c'è mai fine al peggio, diceva la mia nonna, quindi siccome abbiamo il post, adesso le do la possibilità di farlo, aspetti solo un minuto, Adalisa Chirico, Tommaso Cerno e Alessandra Moretti, e poi arriviamo subito da lei.
Prego. Ma io appunto non posso commentare le parole della sorella di Giulia Cecchettin, perché credo che l'abisso di dolore che stia vivendo, io ho una sorella, anch'io insomma, non posso certo. neanche immaginare quello che sta vivendo questa giovane donna. Ma c'è un problema degli uomini, cioè quando Libero dice caccia al maschio. Allora no? io credo questo, che se tutti siamo colpevoli nessuno è colpevole. Dobbiamo stare attenti, perché generalizzare è sempre sbagliato, perché l'Italia non vive, non è un paese di uomini assassini. Perché se guardiamo i numeri che sono un dato oggettivo sì. dell'omicidio da parte del convivente, dell'ex convivente, quello che si chiama appunto femminicidio, vediamo che il problema è ancora più marcato nei paesi del nord Europa, che sono paesi paradossalmente molto più emancipati ma rispetto certo. al nostro, dove il patriarcato è molto meno rimarcato che non in Italia. L'Italia anche la Germania dai dati esatto, è uno dei paesi è un paese. In cui... Quindi il tema non è secondo me il patriarcato. Poi se vogliamo parlare dell'Italia che è un paese maschilista, io lo penso. Penso che se parliamo dei divari salariali uomo-donna, se parliamo dei tetti di cristallo che riguardano le donne, c'è ancora un retaggio maschilista nel nostro paese, che pure ha fatto enormi passi in avanti, perché insomma in Italia esisteva il delitto d'onore, sarebbe sciocco non vedere passi avanti compiuti dall'Italia. E qui c'è il tema, io dico questo, i corsi di educazione sessuale, sentimentale, affettiva, possiamo decidere di fare qualunque corso vedremo a scuola, come verranno fatti, però domani. David, un ragazzo che rapisce e ammazza certo. un'ex fidanzata, non possiamo dire che sia un ragazzo che era stato maleducato, male formato, che gli mancava il corso a scuola, è un assassino. Quindi dobbiamo stare attenti, perché la pacca sulla schiena sbagliata verso una, chiaramente un atto di maleducazione, ma da qui a passare all'omicidio è una cosa diversa. Quindi io eviterei di mettere tutti questi comportamenti in un unico fascio, starei attenta e lasciare dire però in questo momento alla sorella di Cecchettin quello che vuol dire, perché il certo. dolore che la attraversa non è neppure immaginabile. Cerno e Moretti, fatto sta che questo appello che... Elena con la sua forza ha fatto a tutti, no? A me sembra, cioè a me da uomo, diciamo, non è che mi ha scosso o mi ha fatto sentire in colpa, però mi ha acceso qualcosa, come dire, ma anch'io nel mio piccolo, nella mia quotidianità, posso fare qualcosa, non è detto che debba fare un mea culpa, magari può essere capitato a qualcuno di aver fatto una battuta in una circostanza, cioè io l'ho letta così, non sì. come un atto d'accusa nei confronti dei maschi. Ti ricordi negli anni 70 com'era? Tremate le streghe sono tornate. Io feci una copertina quando ero direttore dell'Espresso, tremate i maschi sono tornati. Per quello te ho citato. Aprendo il tema però del nuovo maschilismo che risorge proprio sulle macerie del patriarcato. E tant'è vero che più tu vai verso mondi in cui la famiglia ormai non è nemmeno più coniugale, non patriarcale, neanche coniugale, è già affettiva, riemerge il riscatto del maschio malato, del maschio che interpreta la parte del bravo ragazzo, non lo è, ha ragione Chirico, è un assassino sotto, ma noi non riusciamo a vederlo, non riusciamo a vederlo in tempo. A me è inquietato di questa storia il real time con cui noi abbiamo inseguito una fuga e non siamo riusciti a fermarla. Sapevamo che stava succedendo qualcosa e non siamo mai stati... prima di loro, sempre un passo speravamo indietro. Speravamo fosse viva, peraltro. Speravamo. Se rivediamo le tappe di questa vicenda. Speravamo, ora ci sentiamo un po' complici di questo essere stati un passo indietro. E non dobbiamo essere un passo indietro neanche rispetto a quelle parole, che sono parole di una generazione che sta gridando aiuto, magari dicendo delle cose che noi da boomer interpretiamo con le nostre regole, con le nostre priorità, e invece vanno ascoltate. Una ragazza ci sta dicendo che tra ragazzi giovani è normale chiedere aiuto perché i maschi si comportano in un certo modo. Questo non significa che questo delitto è ascrivibile ai maschi, ma significa che noi dobbiamo smetterla di chiamare virtuale certo. tutto ciò che avviene dentro qui. Cominciamo a chiamare virtuale quello che avviene nella realtà, i pranzi di famiglia dove ci dicono che va tutto bene, quando incontrano la nonna danno i bacetti e dicono nonna guarda che bel vestito ho comprato, e andiamo a vedere che cosa succede nel loro mondo, in questo dark world in cui noi boomer siamo intrusi e hanno dei sistemi per cacciarci via. Io dico solo una cosa, Annalisa, Giulia hanno detto... e immagino Alessandra, sono donne che si battono da fronti diversi certo. per la stessa cosa, questo è meraviglioso, non trasformiamo in violenza questa violenza perché altrimenti non andiamo da nessuna parte, e ricordiamoci che i passi avanti che abbiamo fatto si vedono da una cosa macroscopica, e parlo tra giornalisti,
Quando nel 2007 Chiara Poggi fu assassinata in maniera macabra a Garlasco, noi abbiamo parlato per anni del delitto di Garlasco e dell'omicidio Stasi, e c'era il maschio come soggetto. Certo. Nessuno ha mai parlato del femminicidio Poggi. Il fatto che oggi ci sia questa donna al centro del dibattito è già un gigantesco passo avanti. Non sprechiamolo cominciando a litigare tra Lilli Gruber, Giorgia Meloni, Elly Schlein, Giulia Merlo, Annalisa Chierico, Alessandra Moretti, e sono tutti i nomi, quindi potrei condurre io, ma passo la parola a David Parenzo. In Italia ogni 3 giorni c'è una donna che viene uccisa da un uomo che le stava molto vicino. Si fanno nuove leggi, si producono campagne di sensibilizzazione, si scende in piazza, eppure quella lunga scia di sangue dei femminicidi non riesce ad essere arrestata. In questa settimana di grande commozione per l'omicidio di Giulia Cecchettin, qui all'Aria che Tira abbiamo raccolto tante testimonianze. Vi vogliamo riproporre quella di Imma Rizzo, una madre che da 6 anni piange la figlia Noemi, uccisa da un fidanzato che aveva confuso il possesso e la gelosia con l'amore. Ripartiamo da qua. Dobbiamo partire da una storia, prima di darvi la parola, che è quella di Imma Rizzo, madre di Noemi Durini, che dovremmo avere già in collegamento. Buongiorno. Perché vogliamo aprire questa puntata con la signora Rizzo, che intanto ringrazio per essere con noi, l'abbiamo in qualche modo strappata al suo lavoro. Il caso di Noemi Durini forse lo ricorderete, era il 3 settembre del 2017, Noemi è stata uccisa a 16 anni dal suo fidanzato Lucio Marzio, che ha 17 anni, a Specchia, in provincia di Lecce. La classica relazione che viene definita in qualche modo tossica e che ha anche alcuni drammatici punti di contatto con la storia che vi stiamo raccontando in queste ore. Allora, intanto buongiorno signora Rizzo, e la prima cosa che le vorrei chiedere è come ha accolto questo nuovo terribile fatto di femminicidio. In qualche modo immagino lei abbia rivissuto, l'abbia riportata quel 3 settembre del 2017 quando sua figlia è stata uccisa. Io non riesco a sentirvi bene, però più o meno, scusatemi, sto capendo. Sì, mia figlia, già dal 3 settembre del 2017 sono 6 anni che purtroppo non c'è anche lei, perché è vittima di femminicidio dal suo assassino Lucio Marzio, che diceva di amarla. Nemmeno un anno dalla loro relazione lui me l'ha tolta, e ha tolto a lei il bene più prezioso che è la sua vita. Secondo lei dal 2017 ad oggi si è fatto qualcosa, è cambiato, ha la percezione che magari l'introduzione di nuovi reati, l'idea di aver specificato, no, l'importanza di chiamarlo con un nome specifico, femminicidio, e magari altre cose che potrebbero essere fatte o non sono state fatte. Qual è la sua visione rispetto a questo? Ora, qualche passo si è fatto, perché comunque si è attivato subito ed è passata come legge il codice rosso nel 2018, dove almeno adesso chi denuncia nemmeno dopo 3 giorni il giudice lavora sul caso e quindi intervengono, diciamo, subito. Allora purtroppo non c'era. Io insieme ad altre mamme adesso ci stiamo battendo proprio per la pena certa, perché dopo quello che è successo ad agosto, nemmeno a 6 anni dalla morte di mia figlia, abbiamo scoperto tramite poi un SMS che Lucio Marzio, già da 3 anni in Sardegna, sì, nel carcere minorile, lui beneficiava già dei permessi di premio. Quindi nel 2020 è stato condannato in Cassazione a 18 anni e 8 mesi, però nemmeno 6 anni dalla morte di mia figlia, lui già da 3 anni beneficiava dei permessi premio.
E in più, la cosa più sconcertante, ho saputo che lui ha conseguito la patente in carcere quel giorno, quando il 12 di agosto da un controllo è stato fermato, dopo si è scoperto, a parte che non si è fermato all'altra delle forze dell'ordine, che lui guidava in stato di ebbrezza, che è ancora più sconcertante, perché vuol dire che lui in 3 anni che è stato dentro in quel carcere non ha fatto, come dico sempre io, alcun recupero. Non c'è stato quel recupero, e quindi il suo messaggio oggi diventa, signora Rizzo, quanto mai attuale, perché, attenzione, i benefici di cui tutti i detenuti devono godere per essere reinseriti nella società vanno benissimo. No, però dice assassini la... no, assassini no. Però questo stavo dicendo, appunto, in alcuni casi, mi pare di capire, il suo messaggio è però in alcuni casi per delitti particolarmente violenti ed efferati come questo, attenzione... Però... Questo lei ci sta dicendo, attenzione a dare benefici. Sì, sì, perché si può recuperare un ragazzino che sbaglia, un ragazzino che purtroppo si trova in alcune situazioni che non vorrebbe, perché quando si è ragazzi si possono compiere questi gesti e quindi far capire loro che possono essere recuperati per metterli in una società come la nostra, fatta di persone per bene. Ma chi commette questi efferati omicidi, perché sono proprio efferati omicidi, certo, se li vogliono reintegrare, che li reintegrino in carcere e non mettendoli poi subito fuori. Cioè, proprio veramente sconcertante quello che sta succedendo in Italia. Ima ha offerto a tutti noi una grande lezione di compostezza. Ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo con i nostri diari della domenica dell'Aria che Tira. So che non c'entra, probabilmente è un po' egoistico, però vi devo chiedere un consiglio sulla mia situazione. So che sono un disco rotto e che il problema è sempre lo stesso, però sono arrivata al punto in cui non ce la faccio più a stare dietro a Pippo. Non lo sopporto più. Cioè, vorrei veramente che lui almeno per un periodo sparisse, perché... ho l'impulso comunque di scrivergli perché per me è abitudine, però vorrei che sparisse. Solo che questa cosa ovviamente a lui non la posso scrivere perché credo che darebbe di matto. Allora, tra poco ne ascolteremo anche un altro. Buongiorno professor Crepè, ricordavo il tuo libro Prendetevi la luna, dialogo tra generazioni, edito da Mondadori. Tra poco vediamo, perché ci sono qui dentro delle cose molto preziose anche per capire quello che è accaduto a Giulia. Le voglio però subito chiedere questo, la voce, hai sentito una voce molto lucida, quella di Giulia, qui siamo a 39 giorni da quell'omicidio, non lo sopporto più, almeno per un periodo vorrei che sparisse, e lei manda questo messaggio a questa sua comunità di amiche, ma la cosa incredibile che mi ha colpito, ecco la frase, questa cosa lui non la posso scrivere perché credo che darebbe di matto, professore. Ma è un documento terrificante, però utilissimo. Utilissimo per chi vuole capire come stanno le cose, che sono molto lontane da quelle che ci siamo raccontati finora. Qui davvero siamo tutti responsabili, ma tutti, tutti, tutti. Nel senso che questa ragazza, in quel momento lì, era terrificantemente sola. Sola. Cioè lei parla ad una comunità di zombie, non c'è lei perché non c'è la sua vita, non ci sono i suoi sentimenti. I sentimenti valgono nel momento in cui ti incontri, in cui fai 4 chiacchiere, in cui esci con 4 amici. Non puoi stare nella monade domestica chiusa nella tua camera da letto e nessuno lo sa, nessuno in famiglia, nessuno tra i tuoi amici o i colleghi con cui ti stai per laureare, nessuno.
Però... io non lo posso scrivere. Cosa vuol dire non lo puoi scrivere? Ecco, non devi scrivere. Questo, vedi, allora, guardiamo un secondo, perché quando lei dice, l'abbiamo messo in grafica, questa cosa a lui non la posso scrivere perché credo che darebbe di matto. Lei ha la consapevolezza che lui non riuscirebbe a reggere l'urto del suo definitivo no, del suo definitivo distacco. Quindi vuol dire che anche in quella coppia, una coppia di ragazzi giovani, ventenni, si stanno per laureare, una vita felice, due famiglie borghesi, è l'incapacità di lasciarlo e di farsi lasciare. Cioè, quando lei lucidamente dice credo che darebbe di matto, no? Allora, che consiglio bisogna dare anche alle giovani coppie, a chi si innamora, agli amori che finiscono? Che cosa c'è dentro quella frase, secondo te? Perché c'è tutta la sua consapevolezza. David, è l'SOS, è la bottiglia, il messaggio dentro la bottiglia di un naufrago. Bisogna ragionare su questo, perché sennò non capiamo dove siamo. Facciamo finta di capirlo e poi questo è un documento fondamentale, ma non è fondamentale per gli psicologi, per gli psicoterapeuti, certo. È fondamentale per la nostra comunità. Se i ragazzi a 22 anni sono messi così, dobbiamo preoccuparci, e sono messi così, non solo Giulia. Giulia scriveva quelle parole quando magari altre migliaia di ragazze o di ragazzi si trovavano nella stessa angoscia. E con chi ne parli? Ma è possibile che non ci sia nessuno? Ti faccio sentire una... Tutti spariti. Il nord-est pieno di soldi non ha una persona con cui dire guarda che ho questo problema con questo ragazzo che mi fa paura. No, non lo puoi dire. Anzi, lo puoi dire, ma non ti ascolta nessuno. Ecco, esattamente questo. È una roba tremenda. No, esattamente questo, caro Paolo, perché quando questo messaggio, diciamo, lei l'ha diffuso e l'ha mandato alla sua comunità di amiche, è il classico sfogo. Quante volte anche noi abbiamo preso il nostro telefono e abbiamo mandato messaggi vocali. Questo però è un messaggio molto articolato. Sentiamo la seconda parte, per favore, regia. E mi sento in una situazione in cui appunto vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui, però allo stesso tempo lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire. Non me le viene a dire per forza, secondo me, come ricatto, però suonano molto come ricatto, e allo stesso tempo mi viene a dire che l'unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo. E quindi questa cosa con il fatto che io vorrei non vederlo più perché comincio a non sopportarlo più, mi pesa e non so come sparire, nel senso vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo. Allora, anche questo audio forse è ancora più vero e drammatico di quella prima. Attenzione, l'uso della parola luce. Lei ha la consapevolezza che questo ragazzo è in qualche modo molto molto fragile, e a un certo punto, hai sentito anche tu, c'è stata un'inflessione della voce in cui lei proprio cambia tono. Anzi, lo possiamo far risentire un attimo, perché tenete presente questa inflessione sua della voce. E mi sento in una situazione in cui appunto vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui, però allo stesso tempo lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire. Non me le viene a dire per forza, secondo me, come ricatto, però suonano molto come ricatto, e allo stesso tempo mi viene a dire che l'unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo. E quindi questa cosa con il fatto che io vorrei non vederlo più perché comincio a non sopportarlo più, mi pesa e non so come sparire, nel senso vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho
troppa paura che possa farsi male in qualche modo. Io trovo veramente incredibile, anche riascoltandolo, no? Non me lo dice come ricatto, ma suonano come ricatto. Vorrei sparire. C'è una ragazza che si sente fortemente in colpa e che non sa come gestire questo ragazzo con cui la storia è finita. È un deserto, cioè questa ragazza parla in un deserto e quel ragazzo parla in un deserto, sono due deserti, entrambi immagino io siano appunto, come ha detto Giorgia, chiusi dentro da qualche parte, in una galera che noi abbiamo costruito per loro. Prova a pensare quante volte ha nominato il verbo scomparire. Esatto. Sì. Scomparire è un verbo molto tecnologico da social media, si chiama ghosting in termini tecnici, cioè nel senso che c'è la possibilità di chiudere improvvisamente un rapporto. Ma quando c'è una dipendenza emotiva legata a quel rapporto che a sua volta è legato alla rete, diventa molto complicato. È come una sorta di doppio legame. E questa ragazza lo ha detto nella maniera più chiara, più dolce, più disperata che si possa dire. Quel cambio emotivo che hai giustamente sottolineato suona per tutti noi, non perché io faccio lo psicoterapeuta, tu fai il giornalista, quell'altra la fa non so cosa fa. Per certo. Ognuno umano dice, ma qua c'è un'inclinazione della voce, è sola, ma non era sola Giorgia. E allora mi chiedo perché si sentiva Giulia, così sola. Perché l'abbiamo lasciata così sola? Perché questo è un ragionamento da fare, perché Giulia... non sarà un'ora e mezza di educazione sentimentale a risolvere questo problemino qui, Per favore, non umiliamo le nostre intelligenze, per favore. Giulia Cecchettin aveva capito da tempo che il suo fidanzato Filippo Turetta era un soggetto fragile. Aveva paura di lasciarlo perché temeva che lui si sarebbe potuto fare del male. Ebbene, da qui bisogna ripartire, dai modelli con cui si costruiscono le relazioni tra uomo e donna anche nelle giovani generazioni, da una nuova educazione alla affettività e ai sentimenti. Proprio su questo si è concentrato in questi giorni il dibattito della politica e questo è stato possibile anche grazie all'apertura di un confronto diretto tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Purtroppo però proprio nei giorni in cui il Ministero ha presentato la nuova campagna, il nuovo progetto di educazione alle relazioni nelle scuole, si è creato un grande scandalo che ha fatto molta polemica. Alessandro Amadori, il consulente scelto dal Ministro Valditara proprio per questa iniziativa, si è scoperto aver scritto in passato dei libri dal controverso contenuto misogino. Ebbene, Amadori è venuto in carne ed ossa proprio qui in questo studio a provare a disinnescare le polemiche sul suo conto. La storia di Salvini si può interpretare con la regola del 6, nel senso che la Lega ha fatto dei progressivi salti quantici, quindi salti di livello energetico, tutti all'insegna del numero 6. Esperto di psicopolitica e modelli cibernetici della mente, sondaggista, Alessandro Amadori ha da qualche anno ufficializzato l'approdo nell'orbita leghista. Docente a contratto, consulente del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, aveva scritto prima delle elezioni, a quattro mani col ministro, "È l'Italia che vogliamo", con prefazione di Salvini. Oggi la comunicazione è molto più centrata sul leader e soprattutto richiede una grande capacità di storytelling. La narrazione pseudoscientifica che ha acceso le polemiche è proposta in un altro volume, del 2020, La guerra dei sessi,
Amadori evoca le ginarche, donne cattive che agiscono come delle amazzoni giustiziere e vendicano l'intero genere femminile attraverso una totale svalutazione del maschio. Designato dal governo per coordinare il piano antiviolenza di genere nelle scuole, il professore ha annunciato che non si dimetterà. Il mio libro non ha intenti antifemministi, così Alessandro Amadori ha provato a placare il clamore alla vigilia della presentazione del nuovo progetto del ministro. Sradicare dalla nostra cultura il maschilismo rientra in quella più ampia visione di una scuola è improntata al rispetto della persona. Allora, qui mi pare abbiamo provato a ricostruire tutta, come dire, a grandi linee la questione. C'è il protagonista, c'è una delle giornaliste più importanti del Domani, il Domani ha per primo tirato fuori questa vicenda, anche oggi Amadori imbarazza il governo, eccolo qui, ma il ministro Valditara lo difende. Prego Amadori, allora. La ricostruzione è fedele intanto, no? Beh, diciamo, la ricostruzione si basa su... Questo è il libro? Su una tecnica... La guerra dei, dei certo, sessi, piccolo saggio sulla... Lo rivendico orgogliosamente e mi ha fatto molto piacere che prima ci sia stato l'intervento del professor Galimberti, di cui libro letto, di cui mi considero un allievo a distanza, perché ha riassunto molto meglio di me... Galimberti incolpevole, diciamo, molto di questa dichiarazione. Molto meglio di me le tesi del libro, che sono due. Poi arriviamo al pezzettino estrapolato. Le tesi sono due. Prima tesi, si è rotto qualcosa nel rapporto tra i generi. Perché si è rotto qualcosa? Perché c'è stata una formidabile evoluzione positiva del genere femminile col movimento femminista, mentre niente di tutto questo è avvenuto col genere maschile, che ha ancora in una parte di sé o nelle profondità di ciascuno di noi uomini, di cui maschi, alcuni residui profondamente arcaici. Quindi questa... lei dice le donne sono andate avanti, gli uomini sono rimasti fermi. Se uno si prende la briga di leggere il libro invece di estrapolare un pezzettino di una parte anche un po', come dire, scenarista e futurologica di conclusioni, certo, se uno lo legge... Sa che anche sullo scenario, sul futuro, non poi, mi sto le polemiche è normale che escano. Non mi sto in alcun modo perché... arrabbiando. Io invito però le persone a leggere, perché è un libro, mi rendo conto, complesso, un libro che ho scritto con un taglio criminologico, e però, ripeto, le due tesi sono, prima tesi, abbiamo un problema di desintonizzazione dei sessi l'uno dall'altro, o dei generi, chiamiamoli come preferiamo. Causa del problema, le donne hanno fatto una straordinaria evoluzione, i maschi non l'hanno fatta, è un problema, e anzi, colgo qui l'occasione per annunciare che una delle cose che farò prossimamente sarà di cercare di stimolare un movimento che nasca anche dall'interno di due uomini. Lo farà da consulente del ministro? Io sono un ricercatore, io innanzitutto sono, sì, e rivendico orgogliosamente di essere un ricercatore sociale d'opinione di mercato da ben 30 anni a questa parte, quindi lo faccio come ricercatore, lo faccio come uomo che è stufo di soffrire per quello che avete evocato prima. Cioè, il libro è nato dal dolore che mi provocavano situazioni come quella della povera Giulia. Cioè, perché succede questo? Perché delle ragazze, delle donne vengono massacrate in questo modo? E perché dei ragazzi, che in realtà non sono mostri, come ha giustamente detto il professor Galimberti, ma sono, reagiscono in questo modo. Quindi mi sono posto il quindi problema, questo è uno dei mi sono passaggi. Posto il problema del male. Vi prego, fatemi solo finire. No, ma questo è il passaggio che poi arriva. Ma allora, parlando di male, per quello lo dicevo, perfetto, perché io l'ho letto. Adesso quindi ci arriviamo. Quindi primo tema, dobbiamo far evolvere l'immaginario maschile. Secondo tema, questo immaginario primitivo, e io lo dico con grande chiarezza, primitivo, reagisce in due modi oggi, e l'approccio è esattamente quello del professor Galimberti, su tutt'altre storie, ma comunque è lo stesso, la psicologia dinamica del profondo. Reagisce in due modi, o reagisce in una minoranza con la distruzione brutale, con il prevalere di meccanismi arcaici distruttivi, o reagisce invece ritirandosi in se stesso e cadendo in una sorta di confusione autopercettiva. Questa è la prima tesi. Seconda tesi, perché succedono i casi come quelli di Giulia? Perché esiste il male. Quindi in realtà il mio libro, nella prefazione, dice questo è un libro sul male. Perché è un tema che io mi porto dietro quando avevo 10 anni, quando chiesi a mio padre, papà, cos'è il male? È una scelta o una determinazione? Non ebbi risposta, ovviamente. Io da allora mi sono occupato di questo problema, anche facendo studi di criminologia. Mi sono perfezionato in criminologia per approfondire il tema del male. Diciamo, dal punto di vista... Sono quasi finito. La tesi incriminata. Datemi ancora 30 secondi. Quindi, cos'è il male? Il male prende la forma operativa della cattiveria. La cattiveria, lo diceva benissimo il professor Galimberti, dipende dall'aggressività ed è una caratteristica umana. Domanda, quindi, che forme esiste, e questa è stata una ricerca, diciamo, in qualche modo scientifica, esiste una diversità di manifestazione? Intanto, esiste anche nel femminile, sì o no? E se sì,
ha dei suoi modi specifici di manifestarsi, non se c'è o non c'è, perché ha detto benissimo il professor Gamberi, sicuramente c'è, ma la domanda è: c'è una manifestazione diversa della cattiveria? Sì, della cattiveria? Che la risposta è sì, ma non porta mai a donne che uccidono gli uomini. La risposta è sì, ultimo passaggio. Sì. Ti prego, ultimo passaggio. La risposta è sì e prende la forma della violenza brutale nell'uomo e prende invece la forma, diciamo, di una, chiamiamola cattiveria, più psicologica, più sottile, di natura diversa nella donna. È meno frequente, ma ha delle caratteristiche diverse. Quindi lei dice, la questione è, dobbiamo parlare anche della cattiveria non femminile. Non solo, ma dobbiamo far dialogare i generi. Anche questo, esistono realmente delle ginarche in Italia, donne in carne e ossa. Ce l'abbiamo. No, lo volevo citare, perché adesso ce l'hai, da cui promana un profondo bisogno di umiliazione e sopraffazione al maschile. Di ginarche. Allora, senta, guardi, io sul male non intervengo. Spieghiamo, la parola ginarche vuol dire il potere delle donne, sì, parola delle, greca, sì, ginei, cosse, donna, roba, il tutto l'immaginario delle paure, le ossessioni maschili. Comunque, sul male io non sono esperta, faccio l'umile cronista. Qual è la cosa che noti, Preziosi, del libro? Cioè, perché Amadori, secondo te, non dovrebbe continuare a stare nel suo ruolo di perché consulente? Perché in questo libro, prendendo, che cos'è questo? Già il gong. Prendendo, tra l'altro, dei noti studiosi, prendendo ad esempio dei noti studiosi come il signor Pirillo, sostiene che sostanzialmente la reazione, il maschio che ti aggredisce e ti uccide, reagisce a questa cattiveria femminile. Assolutamente, invece, guardi. Un passaggio del libro, sì, dove c'è scritto guardi, questo. Guardi, ce ne sono le dico un'altra cosa, professore. Io l'ho ascoltata con attenzione. Lei invece non ha ascoltato quello che ha detto il suo presunto maestro Garimberti, che quando le ha parlato, David gli ha parlato di cattiveria, gli ha fatto un sorriso e ha detto vabbè, la cattiveria c'è dappertutto, cioè non è questo, sì, il punto. Come dire, certo, ecco, non è. Quindi adesso, poi per carità, poi i maestri sono incolpevoli degli errori dei propri, per cui il professore Garimberti non le ha dato ragione su niente, no, volevo dire, tanto lei non lo ascoltava bene voi, perché stava parlando con Gardini fuori, io stavo ascoltando anche voi perché c'ho l'orecchio. Guarda, lo riprendiamo tra poco, abbiamo la pubblicità, poi sentiamo Zan, torniamo da te e Valditara pochi minuti fa. E l'ultima cosa, comunque, il tema, siccome su 100 omicidi in famiglia, omicidi di questo genere, 100 sono donne, 0 sono maschi. Sì, è vero, d'accordo, quindi diciamo, non è questo il punto, al caso mai, non è questo il punto delle linee guida di una docenza che va dentro, sì, le scuole, che deve raccontare invece perché su 100 morti, 100 sono donne. E altro, quindi, che le, quindi le cattive, dice, sono d'accordo, le dice la Preziosi, non ha alcun senso mettere, non ha alcun senso mettere l'occhio di bue sulle donne, perché il problema sta da un'altra parte. Uno dei protagonisti della giornata, tra un po' se ne deve andare, grazie per questi minuti che ci dedica, con Ludovica Ciriello, ha appena presentato le linee guida, il ministro dell'istruzione e del merito, Valditara. Prego, Ludovica. Sì, David, il ministro ha presentato questo progetto molto importante, quello che si ambisce a sconfiggere la cultura maschilista, però, ministro, un progetto che è extracurricolare, non obbligatorio, dura solo 3 mesi, perché le opposizioni chiedono un impegno più forte? No, innanzitutto non dura 3 mesi, ma sono 30 ore, e 30 ore abbiamo considerato che è un tempo significativo, extracurricolare, perché c'è anche l'educazione alla cittadinanza, che invece è materia curricolare, dove pure si viene ad insegnare la cultura del rispetto, quindi anche per non sovrapporre, non fare i doppioni e non tagliare materie disciplinari. Ci avviamo quest'anno in via sperimentale, perché vogliamo vedere come funziona, e ci sarà il monitoraggio anche dell'ordine dei psicologi, ci sarà una relazione anche delle scuole per farci capire anche le buone pratiche, quello che si è ottenuto, per perfezionare. È un punto di partenza, abbiamo stanziato 15 milioni di euro, credo che tutti abbiano riconosciuto che il progetto è buono, è la prima volta, voglio sottolineare, che un governo fa un intervento così importante, strategico, significativo per educare alle relazioni, all'affettività. E voglio anche sottolineare che lo strumento utilizzato è uno strumento particolarmente innovativo, particolarmente forte, non sono le classiche lezioni dalla cattedra, ma proprio sono gruppi di discussione che coinvolgono gli stessi studenti, i docenti saranno ovviamente formati e avranno anche l'assistenza nello svolgimento del progetto dell'ordine dei psicologi.
Vi siete consultati con i centri antiviolenza e le associazioni di donne che hanno la, diciamo, la più grande esperienza nel paese su questo tema? Abbiamo consultato singoli soggetti, noi abbiamo sviluppato questo percorso dopo aver sentito fra l'altro tutte le associazioni dei genitori, le associazioni degli studenti, dei docenti, i sindacati, l'ordine psicologi, pedagogisti, giuristi. E ovviamente questo è un progetto, come sta scritto anche nelle nostre linee guida, che sarà sempre più arricchito e quindi con il contributo le scuole stesse nella loro autonomia per perfezionare, per sviluppare questo progetto potranno scegliere loro ulteriori associazioni, enti o centri antiviolenza che possano in qualche modo implementare la bontà del progetto. Breve interruzione per noi, pochi consigli per gli acquisti e poi di nuovo insieme con i diari dell'Aria che tira. Io personalmente credo che noi donne siamo piene di sensi di colpa da quando nasciamo e a volte quando le donne lasciano gli uomini sentono un fortissimo senso di colpa che le porta ad accompagnare all'uscita dalla relazione l'uomo cercando di essere accondiscendenti. Ecco, questa grande generosità delle donne in certi casi è pericolosissima. Quindi io credo che i sensi di colpa a volte creano una generosità con degli esiti fatali. È stato opportuno affidare ad Amadori il progetto dell'educazione sulle scuole. Ecco, ha scritto un libro che si intitola La guerra dei sessi, il diavolo anche donna. Non ho idee, me l'hanno detto ora che mi volevate fare questa domanda, non so bene di che stiamo parlando, quindi siccome un minimo di solito cerco di essere preparata, appena mi preparo vi rispondo volentieri. Allora, una donna che accompagna l'uomo, diciamo, nell'uscita, non si merita però comunque un trattamento violento, mai. Io vedo tantissime donne che poi hanno delle conseguenze sulla propria incolumità accompagnare gli uomini, cioè c'è questo problema di donne che vogliono essere stragenerose, che si sentono in colpa a lasciare gli uomini, che pensano di accettare di stare con l'ex come amica. Per carità, ci sono, io conosco persone che restano con l'ex amici. Ma tante volte, quando l'ex in realtà poi assedia, quando l'ex possono in essere delle condotte ossessive, bisogna essere meno generose, meno accondiscendenti. È favorevole ad una legge sulle scuole, per una educazione sentimentale nelle scuole? Allora, so che il tema è controverso, io personalmente nei prossimi giorni sarò nelle scuole. Io personalmente parlo a mio figlio che ha 12 anni e mezzo di quello che sta succedendo. La difficoltà è una, non semplifichiamo, bisogna saper parlare bene ai ragazzi, bisogna da una parte essere competenti sulle materie, ma dall'altra parte essere capaci di arrivare ai cuori dei ragazzi. Se si fanno lezioni nozionistiche o se facciamo la battaglia politica, cos'è genere, cos'è maschio, cos'è femmina, io andrò nei prossimi giorni in alcune scuole a parlare persino degli ultimi casi, non necessariamente di questo, a parlare del consenso. Un tema fondamentale che va affrontato è quello del consenso, perché non è che se una donna non dà il consenso ad un atto sessuale, certo, allora l'uomo può andare avanti. Delle tante analisi ospitate in questi giorni per commentare il terribile omicidio di Giulia Cecchettin, ce n'è una che vi vogliamo riproporre ora ed è quella che a giudizio unanime della redazione è stata la più profonda, toccante e schietta insieme. Signori, a voi il professor Umberto Galimberti. Professor Galimberti, voglio partire da lei proprio con una analisi molto schietta. Lei che cosa ha capito di questa vicenda e soprattutto da quello che sappiamo, leggendo i giornali, capendo anche le interviste che sono state ai familiari della vittima e ai familiari di Turetta? In quale contesto, secondo lei, nasce questo delitto? Perché anche la famiglia di Turetta, che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni, è una famiglia borghese, una famiglia della provincia italiana, come ce ne sono tante.
E forse è questo che ci lascia ancora più basiti, no? Ma il problema è generale, non importa che questi fenomeni avvengano in una famiglia disagiata o in una famiglia borghese o anche in una famiglia nobile, avvengono da tutte le parti, tutti gli stati sociali. E questo è determinato dal fatto, si parla molto di patriarcato e hanno ragione di parlarne perché è una storia che nasce dall'origine del mondo. Ma io penso che questi fenomeni siano da imputare al fatto che a partire dagli anni 70 è incominciato in Italia un processo di emancipazione della donna e quando le donne si emancipano sconvolgono il modello che i maschi hanno nella testa, che è il modello dove le donne devono essere subordinate agli uomini. Ricorderò sempre un'intervista che ho fatto a Mujahideen negli anni 10-12. E avevo chiesto, ma per quale ragione voi avete questa ostilità nei confronti dei cristiani? Sì. E fa, no, noi non abbiamo niente contro i cristiani, abbiamo un solo problema, che i vostri costumi sessuali non arrivino da noi, perché in questo caso si disferebbe la società. Certo. E ne è prova il fatto, per esempio, che finché le donne sono subordinate la loro società tiene. È sufficiente che mettano il velo in maniera scorretta che vengano ammazzate, per esempio in Iran. Allora, attenzione bene, la storia va avanti grazie all'emancipazione delle donne, certo, che sconvolge il modello patriarcale maschile. Professore, voglio farle vedere questi dati che lei conosce bene ed è la classifica dei femminicidi in Europa, tra poco... Forse dovremmo averla. Al primo posto ci sono i paesi del nord, ma il dato, uno dei dati inquietanti e che mi ha colpito personalmente, la Germania con 207 femminicidi in Europa nel 2021, la Francia 136, l'Italia 103, anzi 105. E la domanda che le voglio fare è, sono dati sorprendenti, perché sa, un conto sono le dittature, un conto sono le teocrazie. Ma la ricca e felice Europa con un paese come la Germania che è in testa a queste classifiche, come si spiega secondo lei questo? Proprio con le questioni dell'emancipazione femminile? Assolutamente sì, perché è antropologico il delitto, non è politico. E se l'antropologia, cioè il modo di essere uomini e donne, è così arretrato, automaticamente queste cose succedono sia nelle autocrazie sia nelle democrazie. Non è una faccenda politica, è una faccenda proprio antropologica. L'emancipazione delle donne mette in uno stato di insicurezza gli uomini, i quali perdono lo schema della relazione con il femminile. Tenendo conto poi anche di un'altra cosa abbastanza interessante dal punto di vista psicologico. I maschi crescono nelle case all'interno di un amore incondizionato, che è l'amore dei genitori nei confronti dei figli. Certo. Quando si innamorano, entrano in un amore condizionato dei reciproci vantaggi dei due innamorati. Non ce la fanno, qualche giovane non ce la fa a passare dall'amore incondizionato della mamma che protegge comunque il figlio all'amore condizionato della ragazza che dice guarda io ti proteggo fino a un certo punto ma soprattutto voglio essere libero. Certo. E allora quanta colpa hanno le madri a non generare mai fino in fondo i loro figli? Molto generarli fino in fondo è importante, in modo tale che questi siano facilitati in quello che potremmo chiamare uccidere i genitori, nel linguaggio truce della psicanalisi, il mondo genitoriale, per passare al mondo sociale. È un passaggio che dobbiamo fare tutti e se non avviene in casa questo passaggio, dopo avviene fuori con la polizia, avviene nella curva nord, avviene con i bel block, avviene con la distruzione delle vetrine. E allora facciamoglielo fare questo passaggio, lasciandoli essere quello che sono sti figli e non farli vivere solamente nel recinto di un amore assoluto e incondizionato come appunto l'amore genitoriale, perché un genitore è disposto ad andare nel fuoco per il figlio ma la fidanzata no. E questo infatti, professore, mentre lei lo raccontava mi sembra un aspetto molto interessante, cioè lei dice il figlio vive nell'amore incondizionato della madre, poi diventa marito, compagno e quindi entra in una relazione di coppia e lei dice, non ci avevo mai pensato fino in fondo, non c'è più quell'amore condizionato, ma c'è un amore che, come dire, anche ogni giorno deve essere confermato in qualche modo, no? E quando questo amore non è confermato, qualcosa va in crisi. Sì, anche perché gli uomini...
Dunque, i maschi sono abbastanza limitati, diciamocelo chiaramente, nel senso che hanno solo una forma di intelligenza, che è l'intelligenza logico-matematica, che è la stessa che si sviluppa nella scuola. La scuola sviluppa solo questo tipo di intelligenza. Non c'è solo questo, c'è anche un'intelligenza musicale, un'intelligenza artistica, un'intelligenza psichica e via di seguito. Cosa succede? La donna invece, oltre all'intelligenza logico-matematica, ha anche un'intelligenza intuitiva, cioè percepisce come va a finire una certa situazione, oppure ha anche un'intelligenza sentimentale, perché il sentimento non è solo una cosa che si sente, è una facoltà cognitiva. Uno che ama capisce di più l'altro di uno che non lo ama, no, lo capiamo tutti questo. Certo. Quando la donna utilizza l'intelligenza intuitiva o l'intelligenza sentimentale, si sente dire dal marito: ma tu sei pazza, ragiona, cioè riportati alla logica maschile, e altrimenti fuori di lì io non ti capisco, ragiona. Ma non è che non ragiona la donna, sei tu che sei limitato, hai un solo tipo di intelligenza, ti regoli solo su quello, e quando uno ne usa un'altra, magari più utile in quella circostanza, tu non la capisci, non è pazza. Comprende più di te. Mi ha colpito un'intervista che si è realizzata dal Corriere, in cui i genitori di Filippo Turetta dicono, glielo cito testualmente: non siamo una famiglia patriarcale, dovevamo preoccuparci forse perché dormiva con un orsacchiotto. Anche qui, diciamo, è chiaro che siamo di fronte ai genitori di una persona che è accusata di uno dei delitti più efferati che si possano commettere. Ma come vanno lette queste considerazioni, secondo lei? Ma questi poveri genitori, perché sono poveri anche loro, intendiamoci, avere un figlio che avrà un esito carcerario non semplice è un problema anche per quella famiglia. E quindi si attaccano a tutto quello che può sembrare un processo giustificativo. Dire che non sia una famiglia patriarcale non vuol dire proprio niente. Magari sono patriarcale anch'io, nel senso che ho quella mentalità che mi è stata ereditata. Vorrei fare solo un esempio. Nel primo Novecento Malinowski è andato nelle isole di Trobriand, dove si pensa che i figli nascono dal corpo della donna senza contributo fisiologico del maschio. Alla domanda di Malinowski a queste donne: a chi assomigliano i vostri figli? Tutte rispondevano: al padre. Eccolo qua che Aristotele dice che la donna fornisce la materia, l'uomo la forma, ma anche nella cultura cristiana la Madonna fornisce la materia e Gesù dice: io sono tutt'uno col padre. Capite queste forme qui? Quando sono dentro nella testa, certo, e costituiscono il modo di pensare abituale, è ovvio che tutti quanti siamo un po' patriarcali perché veniamo da quella storia lì. Ma solo che le donne l'hanno scombussolata. Le donne dicono: siamo libere, possiamo vestirci come vogliamo, non ho bisogno del tuo permesso per uscire con le mie amiche. E tutto questo diventa inquietante per l'uomo, che è abituato ad un controllo della donna, ad un dominio della donna, con quel maledetto aggettivo possessivo: la mia ragazza, di tuo non c'è niente. E anche per oggi il nostro tempo a disposizione è finito. Io vi auguro una buona domenica e vi ricordo che L'Aria che Tira ritorna domani in diretta in compagnia di David Parenzo.